primi due minuti non proprio esaltanti. Un solo canestro segnato dall'Umana Reyer, che è sotto ancora di uno, ma riesce a trovare Benjamin Hotler. Anche qui la grande intesa con il capitano Phil Gossil, sorpasso per l'Umana Reyer, ancora gioco alto basso che ha portato i suoi frutti, 5-4 in piedi sia Recalcati che De Raffaele davanti alla panchina, e Hotler addirittura che va a marcare sul perimetro e va a inchiodare la schiacciata. Difendere lì Hotler non l'avevo mai visto a time out per Pesaro. Dirgli di fallo l'Umana Reyer, che attacca con Michele Ruzier, marcato da Ross, dovrebbe cercare di attaccarlo, invece appoggia su Hotler, ancora Ruzier che adesso va via a Ross, lo scarico, il passaggio quasi cullato da parte di Nelson per Hotler, e arrivano i due punti di Hotler. Nel ruolo che ha occupato nelle ultime azioni Julian Stone, c'è non che scambia ancora con Ruzier, 5 secondi, 4, bisogna prendersi il tiro, lo scarico per Hotler, bisognava prendersi il tiro, ha trovato una soluzione ancora migliore Michele Ruzier, ed ecco il ventello per la prima volta di vantaggio. Iniziative personali un po' solitarie, quindi ha pagato dazio. Del resto, se esce Lorante entra Ross, se esce Nelson entra Vigiano, tutti e due sono quintetti bassi, anche se questo che va a schiacciare è un centro, ma non si sarebbe detto vedendo il movimento che ha fatto. Ed è la seconda volta che da metà campo riesce a recuperare palla, e in punto di quei giocatori esplosivi, però si fa trovare al momento giusto e ora si fa anche... della lunetta, esatto. 11 punti per Benjamin Hotler, un altro tiro libero a disposizione per il numero 16 che fa 2 su 2.